È lui il protagonista assoluto della fiera, cui si trova in ogni specie e dimensione. Questo, ad esempio, pesa 370 grammi. Ma poi ci sono i salumi, i formaggi, i dolci. Sono le eccellenze della Valnerina, prodotti unici che hanno reso il territorio conosciuto in tutto il mondo. Nero Norcia è nata nel 1963 e col tempo è diventata una delle manifestazioni gastronomiche più importanti dell'Umbria. Dopo il sisma del 2016 aveva dovuto trasferirsi fuori le mura storiche della città. Il ritorno in centro come un segnale di rinascita. Un'emozione è stata vedere gli stendisti che vengono da oltre 20 anni emozionarsi nel rivedere lo stand nello stesso posto che avevano prima del terremoto. Nei 90 stand produttori da tutta Italia come Marche e Sicilia, ma soprattutto dalle zone terremotate. Ognuno, insieme alle sue prelibatezze, porta con sé una storia di tenacia e resistenza. La mia azienda è completamente distrutta, abbiamo preso in affitto un piccolo prosciuttificio della zona e stiamo facendo la produzione là. Fra le più colpite dal sisma, le aziende di Castelluccio di Norcia. Il paese di Castelluccio non c'è più, è stato completamente raso al suolo, sono rimaste 4-5 case. Ma nessuno vuole arrendersi alla lentezza della ricostruzione. Questo stimolo di ripartire e di far assaggiare i nostri prodotti. I tanti negozianti di Norcia hanno un posto in prima fila. Ci facciamo ancora conoscere, facciamo vedere che non siamo ancora spariti, via. Migliaia le persone che hanno già visitato la fiera, in programma fino a domenica 10 marzo. Una boccata d'ossigeno per una comunità ferita.